Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un giro intorno al mondo per scoprire le sette meraviglie del mondo moderno. Sì, perché in realtà esistevano anche le sette meraviglie del mondo antico, ma ormai andate tutte perse, tranne la piramide di Cheope, in Egitto, che ancora esiste. Le altre sei erano i giardini pensili di Babilonia, esistenza mai provata, il Tempio di Artemide, la statua di Zeus a Olimpia, il Mausoleo di Alicarnasso, il Colosso di Rodi e il Faro di Alessandria. Le nuove sette meraviglie del mondo moderno sono sette opere architettoniche che idealmente richiamano l'antico elenco canonico delle sette meraviglie del mondo, risalente al III secolo avanti Cristo. Il concorso per la selezione dei siti è stato organizzato da una società svizzera, New Open World Corporation. Durante i giochi della 27esima Olimpiade, svoltisi nel 2000 a Sydney. E dal luglio 2007 a Lisbona sono state scelte queste sette, dopo una grande votazione online. Ma classificarne solo sette è molto riduttivo. Ci sono tantissime altre meraviglie che potrebbero far parte di questa classifica. Sperando che il video sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona visione. E non dimenticate di fare l'iscrizione al canale e mettere mi piace. Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio, situato nel centro della città di Roma, è il più grande anfiteatro romano del mondo, in grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50.000 e 87.000. Il nome Colosseo si diffuse solo nel Medioevo e deriva dalla deformazione popolare dell'aggettivo latino Colosseum, o più probabilmente, dalla vicinanza della colossale statua acrolitica di Nerone che sorgeva nei pressi. È il più importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento dell'antica Roma che sia giunto fino a noi. Inserito nel 1980 nella lista dei patrimoni dell'umanità dall'UNESCO, insieme all'intero centro storico di Roma, nel 2007, unico monumento europeo, è stato anche inserito fra le nuove sette meraviglie del mondo moderno. L'anfiteatro fu edificato in epoca Flavia, su un'area al limite orientale del Foro Romano. La sua costruzione, iniziata da Vespasiano nel 70 d.C., fu conclusa da Tito, che lo inaugurò il 21 aprile del 80 d.C. Ulteriori modifiche vennero apportate durante l'impero di Domiziano nel 90. L'edificio forma un'ellisse di 527 metri di perimetro, con assi che misurano 187 e 156 metri. L'arena all'interno misura 86 x 54 metri, con una superficie di 3.357 metri quadrati. L'altezza attuale raggiunge 48,5 metri, ma originariamente arrivava a 52 metri. Anticamente era usato per gli spettacoli dei gladiatori e altre manifestazioni pubbliche, spettacoli di caccia, battaglie navali, rievocazioni di battaglie famose e drammi basati sulla mitologia classica. Non più in uso dopo il VI secolo, l'enorme struttura venne riutilizzata nei secoli, anche come cava di materiale, venne spogliata da tutti i marmi che la rivestivano. Oggi è un simbolo della città di Roma, e una delle maggiori attrazioni turistiche sotto forma di monumento archeologico regolarmente visitabile. Il Cristo Redentore è una statua in stile déco, rappresentante Gesù Cristo, e si trova nella città brasiliana di Rio de Janeiro, famosa anche per la sua spiaggia di Copacabana. La statua è collocata sulla cima del Monte Corcovado. È alta 38 metri, di cui 8 solo il basamento. Tutta fatta di calcestruzzo e pietra saponaria è stata costruita fra il 1922 e il 1931. È un simbolo della città e del Brasile e rappresenta il Cristo Redentore dell'umanità. Inserita nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno.
ai piedi della statua è posta una targa messa dalla comunità italiana nel 1974, in occasione del centenario della nascita di Guglielmo Marconi, per commemorare l'accensione delle lampade della statua tramite un impulso radio da Pisa, da parte dello scienziato italiano il 12 ottobre 1931. Si può giungere alla statua attraverso una linea ferroviaria, che collega la statua alla città di Rio de Janeiro. Prima del 2002 per raggiungere la statua era necessario percorrere i 222 gradini che la dividevano dal terminale della linea ferroviaria, una barriera architettonica insuperabile per i visitatori disabili. Da quell'anno, invece, c'è stato un grande processo di rinnovamento della zona per risolvere questo problema. Sono stati montati 3 ascensori panoramici e 8 scale mobili. La Grande Muraglia consiste in una lunghissima serie di mura e torri situate nell'odierna Cina. È stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1987 e inserita nel 2007 fra le 7 meraviglie del mondo moderno. Fu costruita a partire dal 215 avanti Cristo circa, per volere dell'imperatore Qin Shi Huang, lo stesso a cui si deve il cosiddetto esercito di terracotta di Xi'an. Fu costruita per difendere l'impero dalle popolazioni nomadi e in particolare, dai pericolosi Unni. Ma poi fu abbandonata. In seguito l'idea della Grande Muraglia fu ripresa nuovamente durante la dinastia Ming nel XIV secolo. A differenza delle fortificazioni precedenti, la costruzione Ming era più forte e più elaborata, impiegando mattoni e pietra, piuttosto che terra battuta. Si stima che siano state costruite fino a 25.000 torri di guardia lungo il muro. La sua lunghezza è stata considerata fino a poco tempo fa, di 6.350 km con altezze variabili. Ma dalle misurazioni effettuate nel 2012, con più recenti strumentazioni tecnologiche, raggi infrarossi, GPS, la Grande Muraglia risulterebbe lunga 8.850 km, di cui circa 350 km di trincee e circa 2.250 km di difese naturali, con uno sviluppo complessivo di 21.196 km misurandone tutte le ramificazioni, circa 2.500 in più di quelli stimati. Al contrario di quello che si è sempre detto, che la muraglia si veda dallo spazio, nessun astronauta ad oggi ha confermato di averla vista ad occhi nudi da lassù. Il Machu Picchu, o anche Montagna Vecchia, è un sito archeologico inca, situato in Perù, nella valle dell'Urubamba, a circa 2430 metri sopra il livello del mare. Vista nell'immaginario collettivo come i resti di un'antica e fascinosa città perduta, la località è universalmente conosciuta sia per le sue imponenti e originali rovine, sia per l'impressionante vista che si ha sulla sottostante valle dell'Urubamba, circa 400 metri più in basso. Si suppone che la città fosse stata costruita dall'imperatore Inca, Pachacutec, intorno all'anno 1440, e sia rimasta abitata fino alla conquista spagnola del 1532. La posizione della città era un segreto militare ben custodito, in quanto i profondi dirupi che la circondano erano la sua migliore difesa naturale. Difatti, una volta abbandonata, la sua ubicazione rimase sconosciuta per ben 4 secoli, entrando nella leggenda. Fino a quando fu riscoperta il 24 luglio 1911 da Hiram Bingham, uno storico di Yale, che stava esplorando le vecchie strade inca nella zona. Fa parte dei patrimoni dell'umanità, stilati dall'UNESCO, eletto nel 2007 come una delle 7 meraviglie del mondo moderno. È il terzo sito archeologico più grande del mondo dopo gli scavi di Pompei e Ostia Antica. Nel 2003, più di 400.000 persone hanno visitato le rovine e l'UNESCO ha espresso preoccupazione per i danni ambientali che un tale volume di turisti può arrecare al sito. Le autorità peruviane,
che ovviamente ricavano dei notevoli vantaggi economici dal turismo, sostengono che non ci siano problemi e che l'estremo isolamento della Valle dell'Urubamba sia da solo sufficiente a limitare il flusso turistico. Periodicamente viene proposta la costruzione di una funivia per raggiungere la città dal fondovalle, ma la proposta non è mai passata. Chichén Itzá è un importante complesso archeologico maya, situato nel Messico. Più precisamente nel nord della penisola dello Yucatán. Le rovine, che si estendono su un'area di 3 km quadrati, appartenevano ad una grande città, che fu uno dei più importanti centri della regione intorno al periodo epiclassico della civiltà maya, fra il VI e l'XI secolo. Il sito comprende numerosi edifici, rappresentativi di diversi stili architettonici. Fra i più celebri si possono indicare la piramide di Kukulcan, l'osservatorio astronomico e il Tempio dei Guerrieri. Il sito di Chichén Itzá è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 1988. Costituisce una proprietà federale dello Stato del Messico ed è amministrato dall'Instituto Nacional de Antropología e Historia. È stato inserito nel 2007 fra le 7 meraviglie del mondo moderno. La riscoperta di Chichén Itzá è opera dell'esploratore statunitense John Ladd Stevens, che nel suo libro Incidents of Travel in Yucatan, 1843, descrisse la prima esplorazione del sito, col corredo delle illustrazioni, dell'inglese Frederick Cederwood. All'incirca 4 km a ovest della zona archeologica di Chichén Itzá si trova una rete di grotte sacre per i Maya, conosciuta come Balancanque. Nelle grotte si trova una grande quantità di antiche ceramiche e statuette, che possono essere viste, nella stessa posizione in cui furono lasciate, nei tempi precolombiani. Il giorno dell'equinozio di primavera, migliaia di visitatori si presentano per vedere l'effetto di luci ed ombre sul lato della scalinata del Tempio di Kukulcan, dove il serpente piumato sembra discendere il lato della piramide, per terminare in una delle due teste di pietra alla sua base. Il Taj Mahal è un mausoleo situato ad Agra, nell'India settentrionale, costruito nel 1632 dall'imperatore Mughal Jahan in memoria dell'amatissima moglie Mumtaz Mahal. Nonostante vi siano molti dubbi riguardo al nome dell'architetto che lo progettò, generalmente si tende a considerare Ustad Lahori il costruttore dell'opera. A partire dal 9 dicembre 1983, fu inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dall'UNESCO, e nel 2007 fra le nuove 7 meraviglie del mondo moderno. È da sempre considerato uno delle più notevoli bellezze dell'architettura musulmana in India. Il complesso architettonico del Taj Mahal copre approssimativamente un'area di 580 x 300 metri e si compone di 5 elementi principali. All'interno del giardino, che misura 300 x 300 metri, si trovano aiuole di fiori, canali d'acqua che riflettono l'immagine del Taj, i viali alberati. Le decorazioni del Taj Mahal si rifanno alla tradizione musulmana. Gli ornamenti presenti sono di 3 tipi a seconda del soggetto: floreali, geometrici e calligrafici. Una ragione della straordinarietà dell'opera è la perfetta geometria delle sue forme e la ricerca quasi ossessiva della simmetria. Ma la vera particolarità del Taj Mahal è la sua capacità di presentarsi con un aspetto sempre differente, a seconda del momento in cui lo si osserva. Infatti, il sottile gioco di luci e ombre sul delicato marmo di cui è rivestita l'intera struttura, complici anche le pietre semipreziose incastonate al suo interno, si presenta sempre diverso agli occhi dell'osservatore. A seconda dell'ora del giorno in cui è osservato, il Taj Mahal assume una colorazione bianca, rosa o dorata. Petra è un sito archeologico della Giordania, posto a circa 250 km a sud della capitale Amman, costruito 2000 anni fa, in un bacino tra le montagne est del Wadi Araba, la grande valle che si estende dal Mar Morto, fino al golfo di Aqaba del Mar Rosso.
nacque come una città degli Edomiti, e poi divenne capitale dei Nabatei, popolo assai evoluto di guerrieri e commercianti, la cui diramata rete mercantile metteva in comunicazione il sud della penisola araba con il Mediterraneo. L'ingresso della città è un antico letto fluviale, una profonda gola tagliata nelle alte pareti di arenaria che fu trasformata in trincea viaria, deviando altrove il corso del torrente. Le tombe di Petra sono scavate nei canaloni e sui fronti rocciosi delle montagne, mentre l'area urbana, a causa della mancanza di vegetazione, è caratterizzata da un vasto affioramento di pietrame, derivante dal crollo degli edifici. Le costruzioni funerarie sono in gran parte ricavate nell'arenaria policroma di età paleozoica. Verso l'VIII secolo Petra fu abbandonata, in seguito alla decadenza dei commerci e a catastrofi naturali, e benché le antiche cavità abbiano ospitato famiglie beduine fino ad anni recenti, fu in un certo senso dimenticata fino all'epoca moderna. Il complesso archeologico fu rivelato al mondo occidentale dall'orientalista svizzero Burckhardt nel 1812. Le numerose facciate intagliate nella roccia, riferibili per la massima parte a sepolcri, ne fanno un monumento unico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO il 6 dicembre 1985. Anche la zona circostante dal 1993 è parco nazionale archeologico. Nel 2007 Petra è stata dichiarata una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Grazie per aver visto il video. Se è stato di tuo gradimento, metti mi piace ed iscriviti al canale.